Paiocco cerca Carlini verso Betancur. Buono il numero dell'uruguaiano. Betancur messo giù da parte di Faisca. Dovrebbe essere anche ammonito il capitano della Maceratese. Voleva l'ammonizione Betancur. Con Gambadori. Gambadori, pallone in verticale per lo scatto di Betancur. In mezzo ci difendi. Betancur prova a crossare la mente. In mezzo difendi. Più raziocinio il tecnico Vivarini. Qui va sulla verticale Betancur, va a ricevere un buon pallone. Cross di Betancur nella zona di Cori, controllo provvidenziale l'intervento in copertura da parte. Capece scucchiaia in avanti in direzione di Betancur, rischia un po' Benucci, poi palla in area per Mendicino. La chiusura ancora di Ghidotti, senz'altro il migliore del reparto. Pressato. Perde palla, prova a ripartire l'Arezzo in velocità con Betancur, allarga per Mendicino, fallo e cartellino giallo per Cottafava, è il primo ammonito di questa gara al minuto 36. Proprietà del Milan, ora seguiamo questa azione dell'Arezzo con il cross dalla destra, il colpo di testa tentato da Betancur, la palla sul fondo. Sabatino sembrava effettivamente calcio d'angolo per il Savona, a cui quindi manca un corner. L'entrata Betancur ha cambiato marcia completamente, saltando negro Betancur in mezzo dall'altra parte, c'è proprio Greco di prima per Betancur contro Colombini. Betancur da fuori, Feola in calcio d'angolo. Stacco Fofanà, Fabbro in chiusura su Betancur che prova a saltarla, ancora Betancur, cerca il cross e chiude Sembroni. Pasqualoni, Malaccari. Prova Capece. Betancur, attenzione, la gara che corre, Betancur, prova il tiro! Esterno della rete con deviazione, calcio d'angolo. Deviazione, calcio. Recupera palla poi l'Arezzo con Betancur, si infila Betancur, grande azione di Betancur, le salta tutti, poi Faisca, l'ultimo, arriva il giallo. Vedremo se l'Arezzo avrà superato il problema del vantaggio. Tante tentato Betancur, ruba un pallone Betancur, c'è un fallo, poi Cori, posizione regolare, palla in rete. Carlini evita Nolè, tremolata. Scoperta quella zona, gran palla di tremolata dentro per Carlini, la conclusione di Betancur, c'è la deviazione, calcio d'angolo, un anticipo, tremolata, alza la testa, cerca e trova Betancur, va a puntare Maini, Betancur sfonda Betancur, il pallone per tremolata che liscia clamorosamente, Feola. E anticipa Fanucchi, ripartenza Arezzo, lo spunto di Betancur che si beve, specie ancora Betancur, raddoppio di Botta, poi pallone nel cuore dell'area. Capuano non se l'è sentita di metterlo in campo dal primo minuto, spazio quindi dall'inizio a difendere, intanto due palloni in campo, ma l'Arezzo passa in vantaggio con questa proiezione offensiva che arriva su Lega Pro Channel all'interno di Sportium TV, mentre ora c'è questo nuovo intervento su Betancur, stavolta falloso da parte di Ghinassi che si prende compagni, poi manca l'aggancio qui Regolanti, poteva essere una situazione interessante, poi questa apre un pochino il gomito Ghinassi e quindi l'arbitro giudica falloso questo intervento del numero 5 del Betancur, subisce fallo, si lamenta anche Remondina. Betancur sembra essersi fatto male. Rivediamo le immagini. Il passaggio alla Carlini. Attenzione al contropiede dell'Arezzo. Betancur parte a grandi falcate ed è costretto a metterlo giù. Massoni sarà sicuramente ammonito. E infatti, primo ammonito del match. Ricordiamo che oggi pomeriggio, mentre si chiama un attimo Carlini, cosa vuole fare? Parte un pallone per Betancur. Per Bento, falloso. Falloso l'intervento di Vannucci. C'è calcio di punizione per l'Arezzo. Pesca proprio quasi Palumbo, anticipato da Sabatino, arriva Betancur e qui fa un buon lavoro in fase di contenimento e di difesa della palla. Non interviene così come il primo assistente, giudicato regolare l'intervento, questo invece è famoso, secondo l'arbitro Nicola che poi va brutto muso con Betancur, Nicola ha fatto un gesto di stizza su Betancur.
Danini e Bentancur, fallo ancora sull'attaccante. Calcio punizione, arrivano le proteste, lascia passare al mancato Bachini e poi Bentancur, Colombini fallo, Colombini fallo, l'arbitro lo manda via, non ci sono provvedimenti. Giovinco non può intervenire perché Madrigali ha scaraventato via l'ennesimo pallone, poi spinto Bentancur, Lucaiello che guadagna un calcio di punizione. Per Tremolada, di nuovo Feula, Bentancur, duello con Falivena che allarga le braccia, commette fallo secondo l'arbitro. Positiva comunque anche la gara di Bentancur, esce Scechilazzi che prova la conclusione, Capesce ribatte, arriva Muroni, c'è il fallo. Questa stagione con la SPAL 3-3 in casa e poi con Sant'Arcangelo 3-1. Bentancur si prende un altro fallo. Intesa. Portata la difesa ospite, lancio lungo di Capece, sponda di Cori per Bentancur, si lotta, fallo da parte di Miles Anderson, dunque calcio di punizione per l'Arezzo, era andato in verticale in precedenza Perna, zona di Cori, sbaglia Anderson, Cori, palla al centro, ancora Anderson a ciccare il pallone, intervento di Sanni e calcio di rigore per l'Arezzo, Sanni in ritardo. Un altro portiere under, come ha detto, ha fatto capire Capuano nella conferenza stampa prepartita. Oggi in panchina c'è Garbinesi. Che favorisce il giocatore dell'Arezzo. Poi c'è un anticipo su Bentancur, c'è anche un fallo segnalato dal secondo assistente dell'arbitro sull'attaccante Guguagliano, punizione dunque per l'Arezzo, batte subito Tremolada, sorpresa a cercare Cori e Bentancur, Bentancur, Rossi allarga le braccia, c'è il fallo, allarga le braccia in panchina, Zauri dice no, allenatore del Sant'Arcangelo, tutto questo è avvenuto sotto i suoi occhi, l'arbitro che era lontano, però dice il contratto, abbiamo anche detto che siamo pronti a venire incontro. Tanto Bentancur se ne va via in modo abbastanza netto su Signorini. Arriva Arezzo, ha segnato due volte, prima con Bentancur che si è anche procurato il calcio di rigore obbligando il portiere a commettere fallo, forse fuori dall'area, ma poi si è presentato sul dischetto e ha segnato il gol dell'1. 60 secondi più tardi ha concesso anche le bis con un altro pezzo forte del suo repertorio, la sponda volante di testa all'indietro per Bentancur che ha controllato e trafitto il portiere con un tiro che è finito in rete dopo aver carambolato sul palo, ed è un gol importante anche dal punto di vista psicologico per entrambi gli attaccanti. Tremolada si è abbassato con il sinistro a cercare Bentancur, il vantaggio dell'Arezzo con